sulla terra, scese la mano di Crom e svelò alle caverne del Mai il segreto dell'acciaio e liberò il cavaliere dal suo sonno. Idrusa lo chiamò, chiedendogli di destare la spada per riconquistare il regno perduto. Il cavaliere chiamò a sé le ombre della terra di Potfarnas, alzò fuochi al cielo e invocò Iskandar, la spada magica. Le pianure furono libere e i mari e i monti e ogni cosa fu del cavaliere e della sua spada Iskandar. Io solo posso raccontarvi la sua storia e di come egli riconquistò il suo regno. La notte guardava dove il giorno non può guardare, e serpenti dalla doppia faccia incrociavano gli sguardi tra di loro, e una torre alta, impenetrabile, celava lo sguardo dal grande re Otmelbon. Il regno dei serpenti neri aveva cacciato il cavaliere, ma Crom, nella sua infinita saggezza, aveva destato dal torpore gli elementi, e ora il regno del serpente nero era prossimo alla fine. Il cavaliere cercò villaggio per villaggio la torre segreta dei serpenti, fino a che non scoprì l'entrata e uccise con la sua spada Iskandar, il gran sacerdote dei rituali persi. Il sangue cominciò a scorrere dalla torre e i villaggi malefici furono spazzati via. E il cavaliere regnò finalmente sul suo trono, finché non venne la Dama dei Monti.
Aretusa, che chiese al cavaliere di liberare il mondo dell'impossibile io, ed egli imbracciò nuovamente la sua amata spada, impugnò l'Elsa di Iskandar e insieme seguirono Aretusa. Ma questa è un'altra storia.